professoressa che lei sta di là. Dai, mi ha avuto il segno di gambe oggi. No, aspetta, mettiamo il segno. Prego, comunicazione. No, io domani. Bene, buongiorno a tutti. Quando l'architetto Acerboni venne a propormi l'idea di ricordare degnamente Paolo Caccia Dominioni, figura di soldato, di architetto, di professionista, di artista, uomo legato profondamente a Gorizia e al Castello Formentini, e questo mi ricordo perché ricordo tutte le gli schizzi che aveva fatto sul castello, sui camminamenti, eccetera. Ecco, gli dissi immediatamente: non ho soldi. Io questa è la prima cosa che dico a tutti: non ho soldi. Detto questo, poi ci ho ripensato un attimo. L'architetto Acerboni è persona tenace, che non si lascia scoraggiare da un no così detto frettolosamente, e quindi abbiamo cominciato poi a rimeditare la cosa, per cui oggi, grazie, ripeto, a questa tenacia dell'architetto, siamo qui a ricordare, a presentare questa mostra, che è una mostra un po' strana, comincia a Gorizia nella sala Dora Bassi, poi si sposta in Castello, ma è la stessa? La stessa con materiali diversi, la stessa mostra in ogni luogo. Sedi, è una mostra in varie sedi. Sì, ma si articola, cambia, si trasforma, ci racconterà tutto l'architetto Acerboni, dal quale veramente la ringrazio. E il Comune ha dato un contributo notevole a questa manifestazione, sia in termini di risorse, quelle che oggi circolano, sia mettendo a disposizione la Dora Bassi, e quindi diciamo che ha apprezzato questa iniziativa. Come si svolge e come si... ce lo dirà l'architetto. Ringrazio il signor prefetto di essere qui con noi a dimostrazione anche dell'importanza di questa mostra. Ringrazio il conte Formentini, in particolare il professor Maier, di essere intervenuti, e quindi cedo la parola prima al prefetto per un breve saluto e dopo all'architetto Acerboni. Io diciamo semplicemente, perché appunto, visto che anche nella sede della prefettura ci sarà una parte della mostra, avevo il piacere di partecipare a questa conferenza stampa e mi auguro che questa mostra, che comunque può far capo all'inizio anche delle manifestazioni per il centenario, abbia successo e sia un modo anche per attirare parecchie persone nella nostra provincia. Grazie, lei è sempre estremamente sintetica, però esaustiva. Prego. Dunque, questa mostra nasce 2 o 3 anni fa per un caso della vita. Mio padre, che combatté ad El Alamein, e che poi fu prigioniero per 7 anni, come diceva Missoni, di Sua Maestà Britannica. Ecco, aveva un amico che io non vedo mai. A un certo punto questo signore viene da me e dice: guarda che si vorrebbe fare una mostra su Paolo Caccia Dominioni, e mi presentano il qui presente signor Cosolo, capo degli alpini del gruppo di Fogliano Re di Puglia. E io ho lasciato il cellulare acceso. No, ma è una musica di sottofondo, non dà fastidio. Anzi, è originale, non è inquietante. No, come il mio, no? Che... Ecco,
e quindi è iniziato questo, diciamo così, approfondimento nei confronti di questa figura, Paolo Caccia Dominioni, che io devo dire 2-3 anni fa non conoscevo profondamente. Perché? Perché è stato un grande artista, un grande architetto, un grande italiano, come disse recentemente in un'intervista Rai il signor sindaco, però è un uomo che è morto in povertà e che ha lavorato tutta la vita con grande passione per tutti, però assolutamente riservato, con quello stile che la nobiltà, l'alta nobiltà a cui lui apparteneva gli ispirava, e quindi un uomo che non si è mai spinto. Un uomo che io devo dire questa mostra considero sia un percorso in salita, perché continuo ad avere proposte da parte dei collezionisti che mi portano cose nuove, cioè il lavoro che lui ha fatto, nato nel 1896 a Nerviano in provincia di Milano e morto all'ospedale militare del Celio a Roma nel 92, quindi ha vissuto quasi un secolo. Lui ha lavorato in maniera incredibile, costruendo e progettando e realizzando architetture in tutto il mondo. Basti pensare che l'ambasciata italiana ad Ankara è stata da lui realizzata e si chiama Villaggio Italia, perché non è un palazzo, è una serie di palazzi. E poi lui ha lavorato in tutti i 4 continenti, aveva lo studio al Cairo, prima e dopo il secondo conflitto mondiale. Ma ha avuto poi, e qui partiamo dalla Prima Guerra Mondiale, partiamo dalla sua presenza qui sul Carso. Lui chiude il suo libro 1915-1919 con un pensiero accorato a tutti i compagni d'arme che sono morti. Lui dice che i reduci, i pochi rimasti, tornavano nelle loro città, chi a Parma, chi a Piacenza, chi a Ferrara, e non trovavano più la gioventù. La gioventù era morta tutta qui sul Carso. E quindi mi riferisco poi a Della Lamein, perché lui, dopo la sconfitta, che in fondo è stata però quasi una vittoria per l'Italia, per il coraggio che gli italiani hanno avuto in quella battaglia, lui va per più di 14 anni nel deserto in Africa settentrionale a riesumare le salme, non solo degli italiani, ma di tutti, quindi anche dei nemici. E quindi questa operazione lo ha poi reso famoso, forse più che in Italia, in tutto il mondo, perché vengono al sacrario di El Alamein, da lui poi progettato e realizzato per il governo italiano, vengono da tutto il mondo per onorare i propri caduti. Quindi è noto internazionalmente. Ecco, dicevo, il mio è un percorso di salita, perché lui è stato un grande sotto il profilo creativo, sotto il profilo umano, e però, non essendosi spinto, non è una persona ancora universalmente nota come meriterebbe. E io mi auguro che questa mostra rappresenti un gradino in più nel percorso della sua conoscenza. Troverete in mostra più di 600 reperti tra opere d'arte, tra disegni, dipinti, documenti. Uno molto prezioso, per esempio fornito proprio dal signor Cosulo, è un documento che apparteneva alla sua famiglia dal 400. Poi ci sono tutti gli alberi genealogici da lui ricostruiti, meravigliosi, ci sono tutte le sue architetture essenziali, perché i suoi disegni essenziali, ce ne sono tantissimi, poi lui ne ha fatti migliaia nella vita perché stava un attimo per fare. C'è un grande quadro che troverete al piano terra della Sala Dora Bassi, che ha 3,5 metri per 1,20 e rappresenta proprio tutto l'altipiano carsico, proprio di fronte all'albergo Tommaso, dove ci sono stati i cruenti combattimenti della Prima Guerra Mondiale. E la proprietaria dell'albergo, che lo vide realizzare questo quadro, dice: lui l'ha realizzato in un pomeriggio, la mano in tasca, la pipa in bocca, e ha fatto, per cui la sua produzione è stata enorme. Ecco, come critico d'arte ed architetto vorrei dire due cose su di lui. È stato essenziale, moderno, contemporaneo. Il periodo in cui lui operò soprattutto era il razionalismo, e questa razionalità è proprio, lui è stato figlio del suo
tempo, ed è stato precorritore dei tempi moderni. Per esempio, quando lui ha realizzato il villaggio turistico a Riva dei Tessali, lo ha realizzato in una grande pineta, non ha toccato il ramo di un albero, cioè ha costruito tutto intorno agli alberi, quindi in questo senso è stato estremamente moderno. E oggi che si parla di globalizzazione va anche ricordato perché lui, i suoi soldati, gli ascari e anche coloro che lo hanno aiutato in tutta la vita nelle varie mansioni, li ha sempre trattati alla pari. Quindi ecco questo concetto di modernità. Lui era un nobile di una grande nobiltà lombarda, eppure era assolutamente socialmente molto avanti. Quindi la sua modernità sotto il profilo creativo, artistico, e sotto il profilo proprio umano. Ecco, aggiungo solo due cose. Vorrei ricordare che appunto oltre al comune che mi ha aiutato in tempi grami, ma comunque economicamente mi ha aiutata, e vorrei ricordare diversi sponsor. Beh, insomma, la cassa La Carigo, che gentilmente ci ha aiutati, poi ci sono i Rotari di Gorizia e anche i Rotari di Muggia di Trieste, poi la Banca di Credito Cooperativo di Turiaco, e poi il gruppo culturale Aiser 2000 e anche il gruppo Ermada e il Centro Regionale di Studi di Storia Antica e Moderna. E vorrei ricordare questo, li ho portati, questo è fresco, è un DVD realizzato per l'occasione, che parla di 52 minuti, che racconta Caccia Dominioni attraverso 8 interviste da me realizzate ai personaggi che lo conobbero, come il Conte Formentini che abbiamo qui, come il signor Tommaso Cosulo, la baronessa Lantieri, l'ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte, che è docente alla Cattolica, all'Università di Firenze, di Trieste, Polo di Gorizia, ed è stato rappresentante dell'Italia alla NATO e alla Comunità Europea, e a cui si deve l'approfondimento storico della mostra, e quindi che ringrazio, e che anche lui compare qui. Ecco, questo è stato offerto, è stato realizzato con il sostegno della Proloco di Fogliano Re di Puglia e con il contributo della Rete Ferroviaria Italiana. Ecco, io vi ringrazio, avrò sicuramente dimenticato qualcuno. No, l'ho dimenticato. Uno l'ho dimenticato, e devo dire la Biblioteca Statale sotto il profilo scientifico, il dottor Marco Menato mi ha aiutato moltissimo anche a scovare i collezionisti e ad approfondire i temi. Volevo brevemente dire come è nata questa cosa. Allora, il nostro autore abitava qui a Gabbia, giusto, al primo piano sopra quella che era socio del nostro gruppo, perché era entrato in amicizia con mio padre. Alla fine, come diceva l'architetto, lui aveva fatto tantissime cose nei quattro continenti, ma non aveva pensato alle cose quotidiane, alla previdenza, all'assistenza. E noi gli abbiamo dato assistenza. Però, diciamo, negli ultimi anni della sua vita aveva problemi di salute, era un modestissimo appartamento, questo di Gabbia, battuto dalla Bora. E allora è andato giù all'Euca, dove aveva, diciamo, fatto lì, aveva un villaggio, il villaggio turistico. Il villaggio della Riva di Tessali, sì, no? All'Euca c'era una casa del 700 che aveva restaurato sul tempo. Eccoci. E allora ha lasciato tante cose qui a Gabbia. Eccoci. Queste cose mio padre è entrato in possesso, altre l'avvocato Formentini, e da altri collezionisti. Ecco, e allora io mi sono trovato a queste cose e ho detto: possibile, non posso tenerle con me, devono essere rese di dominio pubblico. E di questo la ringraziamo. No, sono io che senza, diciamo, voglio ringraziare il prefetto, voglio ringraziare il sindaco, non è un ringraziamento di circostanza, è un ringraziamento vero. Perché, come diceva lei, signor Sindaco, prima di tutto
e le cose bisogna sentire. Dopodiché i soldini non sono un fine, sono uno strumento. Uno strumento prezioso, ma uno strumento. E siamo arrivati a questo punto. Come diceva Argento, non è finito perché ci sono ancora collezioni Ziro, c'è un'opera molto importante dello Stato Maggiore dell'Esercito, ci sono testimonianze. Per esempio, sarebbe bello fare un viaggio nel Medio Oriente sulle tracce di quello che ha fatto, nel Sudan, dove ha fatto degli studi idraulici, voleva sollevare le popolazioni arabara contro l'Inghilterra per favorire la nostra penetrazione, e ci sono tantissime cose che andrebbero raccontate. Però questa è una prima tappa che abbiamo raggiunto. L'importante era non lasciarlo cadere nell'oblio. Ecco, e quindi questo che è stato fatto. Ecco, io vorrei aggiungere anche una cosa, e questo anche per i giornalisti, che con questo iniziano le celebrazioni del centenario della guerra 14-18. Noi abbiamo deciso di chiamarla 14-18 perché nel nostro territorio la guerra è iniziata nel 14, anche se non con l'Italia ma con la Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le celebrazioni del 14-18 iniziano con questa mostra di un grande italiano, di un grande artista, di un patriota, di un uomo che, bene o male, poi, pur essendo lombardo, ha scelto di passare gli ultimi anni della propria vita qui nella nostra terra, a Gabria, ricordando ancora poi la prima grande guerra che l'ha visto giovane protagonista, e la seconda guerra mondiale che invece l'ha visto già più anziano ma sempre protagonista. Anche lui poi è finito ospite di Sua Maestà Britannica, credo, no? No, perché ha avuto quella che si dice la ferita intelligente, ho imparato, sì, in guerra, cioè la ferita che non ti fa molto male ma che ti consente, anche se non vuoi, di andare via dal fronte. E nel 17 lui è proprio stato ferito, e quindi... Parlo della prima guerra mondiale? Della prima. Ah, boh. Ma anche la seconda, e lui è andato via prima, okay, per malattia. Bene. E ci rivediamo il giorno 4 novembre alle 18.30. Io mi auguro che siano presenti gli alpini di Fogliano, mi auguro che siamo presenti tutti, perché credo veramente è una cosa che io personalmente sento moltissimo, sia come inizio dei festeggiamenti, del ricordo del centenario della prima guerra mondiale, ma anche e soprattutto per la figura e l'importanza della figura storica di Paolo Caccia Dominiani. Ecco, alla Sala Dora Bassi. Sala Dora Bassi, ecco, saremo tutti lì. Grazie. 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 Grazie.